La vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee. Questa mattina ci occupiamo di fotografia e andiamo subito a parlarne con Michele Bettini, titolare di Fotostudio qui a Bologna. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Io e Michele ci conosciamo da tanti anni, quindi ci possiamo dare tranquillamente del tu. Conoscete qua nella nostra zona Emilia Romagna, Bologna è un po', è stato su tutte le radio, sulle televisioni, insomma, perché lui parla di Bologna, ma oggi del Bologna Calcio. Oggi non voglio parlare del Bologna Calcio, ma voglio parlare dei fotografi e capire come uno studio fotografico storico, che anni che esiste, perché tu sei la seconda generazione, dico bene? Secondo me anche la terza. La terza. Quindi con l'era digitale, i cellulari, così, come ti sei adattato a questo momento? Ma con la voglia di lavorare e cercando di far comprendere ai clienti e alla gente in generale che il cellulare non è il mezzo più sicuro e soprattutto il mezzo migliore per poter conservare i propri ricordi. È molto semplice, è sicuramente quello più immediato, perché ce l'hai sempre con te, ce l'hai sempre in mano, però ci sono dei momenti della propria vita che poi ti penti di averle fatte con il cellulare. Per mille motivi, perché ritieni che basta scattare un pulsante e si determini una foto. E invece anche nel cellulare ci sono delle regole ben precise che andrebbero osservate. Per esempio la forma con cui tu salvi in maniera più il formato con il quale tu salvi le fotografie è importantissimo, perché se tu fai una bella fotografia lunga e stretta quanto il cellulare, poi quando la vai a tagliare, cioè quando la vai a stampare, tagli o i piedi o la testa, perché le dimensioni di quel formato non esistono a livello cartaceo. E così come può essere una foto di gruppo, cioè la gente fa le cose senza conoscerle, ma come in tutti i campi. Io quando non conosco un campo faccio finta di conoscerlo sbagliando, e questo è l'errore più grande, e cerco di spiegare come si deve pulire il vetro dietro della fotocamera del telefono, di qualunque altra fotocamera, perché tutto quel alone che si vede nelle fotografie è dettato da l'impronta della propria mano quando si telefona. Senti Michi, come ti adatti? Ti adatti avendo voglia di lavorare, nel senso che è chiaro che la gente ha calato il discorso per forza, perché una volta dovevi avere per forza dei rullini, portarli a sviluppare se ne volevi vedere. Adesso scatti la foto, te la guardi nel telefono, però tante volte i tuoi ricordi, quelli più belli, vengono eliminati per motivi che il telefono si può inceppare, non sei in grado di gestire la memoria o altre situazioni. Allora io cerco di consigliarvi di fare dei fotolibri, di poterle stampare. Ci sono mille cose, si possono fare dei video DVD dove scorrono tutte le tue fotografie, ci sono tantissime cose. La gente deve solo venire a conoscenza, e questo io do una grande colpa ai laboratori, quelli che poi sviluppano le fotografie, perché è come che lavorassero in proprio e non sono più al servizio del cliente, o quantomeno fanno credere di essere al servizio del cliente, cioè il fotografo finale, ma invece lavorano per i fatti loro con internet e via dicendo. Scusa, dimmi. No, niente, due cose. Una, che secondo me, non so se è perché ho una certa, ma guardare le foto in un album, in un libro, se no hai bisogno di prendere, aprire il cellulare, guarda qua, metti nella TV, metti nel PC, è molto comodo. Altra cosa, credo che comunque per le cerimonie un fotografo sia sempre il massimo, se uno vuole avere un ottimo ricordo del proprio matrimonio, battesimo o qualsiasi altra cerimonia. Sì, assolutamente d'accordo, perché io di cerimonie ne faccio, però amo poco il teatro che tanti miei colleghi fanno. Arrivano con 4-5 persone a qualunque tipo di cerimonia, con quel giorno lì io ritengo che
tu sia all'ultima ruota del carro. In quel momento lì tu non devi essere il protagonista, e quindi iniziare a arrivare con tante persone nel giorno speciale di sposi, di uno che fa il battesimo, di uno che fa una comunione o di una festa qualunque, un ricevimento, quello che ritenete più opportuno. Cioè, più sei invisibile, più il lavoro viene bene, per quella che è la mia esperienza. Poi è chiaro che purtroppo alla gente bisogna regalargli anche tanto teatro e tanta immaginazione, quindi se arrivi con effetti speciali e via dicendo, credono molto più a te che... È vero, che è quello... si vive di immagine, di, come si dice, di packaging, di tutto quello che c'è attorno, e poi stringi, prendi un'arancia... Ci sono dei grandi professionisti bravissimi, straordinari e via dicendo, però io amo poco il teatro perché, ripeto, quel giorno lì i protagonisti devono essere sposi e non i fotografi. È come prendere un arancio di un chilo e faccio una spremuta che viene un dito. Prendi un arancio più piccolo ma che ha succo, giusto? Bella quella di un chilo, ma è tutta buccia. Senti Michele, è vero che c'è un po' il ritorno alla vecchia fotografia di una volta con il rullino? Diciamo che sta facendo un po' la fine del vinile, come io dissi già allora, del vinile non sparirà perché lo vogliono far sparire, perché si vede che hanno dei CD da vendere, ma tornerà per tantissimi motivi. Il rullino sta un pochino percorrendo la stessa strada, con la differenza e la difficoltà che tra il Covid e quello schifo che sta accadendo in Ucraina, l'approvvigionamento dei rullini non solo è fortemente carente, ma anche i prezzi sono schizzati alle stelle, come tutte le altre cose che ci stanno prendendo in giro con questi aumenti smodati. Anche i rullini vengono dall'Ucraina? No, però tutto, quando c'è da aumentare qualcosa e appoggiarlo dove stanno loro, c'è sempre una giustificazione. Senti Michi, non abbiamo detto una cosa importante, vuoi dire dove ti trovano, dare un recapito se qualcuno vuole dei consigli, vuole venirti a trovare? Assolutamente sì, nel senso che il mio negozio, a prescindere che è storico in Bolognina, e così ci si può anche conoscere, prendere un caffè, faccio cornici su misura, faccio tessere per documenti, oltre che tutto quello che riguarda il discorso fotografia, da album per cerimonie a sistemazione di album digitali, restauro fotografie vecchie e antiche. Quindi se uno adesso per esempio deve iniziare un album del 1927, conservato in maniera un po' precaria ma bellissimo, straordinario, e devo restaurare tutte le fotografie e poi dopo digitalizzarle, quindi è una cosa che mi piace, mi appassiona tantissimo. Mi trovate in via Zampieri 1, che è una laterale di via Bolognina, di via Matteotti. Sono praticamente in angolo con via Matteotti. Il nome dello studio è molto fantasioso, e quindi fotostudio, non è che... di Michele Bettini. Vuoi dare anche un recapito telefonico? Guarda, sì, lo do per il semplice motivo che tanto è difficile che uno se lo possa ricordare, però essendoci una registrazione c'è la possibilità di andare a vedere. Mi potete contattare allo 051 36 69 51, vi saprò dare tutti i consigli e tutte le vostre curiosità senza grossi problemi. Non arrivano messaggi. Si inizia già a lavorare abbondantemente. Bene, bene Michele, guarda, mi fa piacere, io ti conosco, l'avevamo già detto, perché sei riuscito, come si dice, a rimanere a galla nonostante sopravvivere. Beh, oggi sopravvivere è un grande successo in questo momento. Io ti ringrazio, spero di averti ancora qui alla vetrina delle idee per parlare anche del Bologna Calcio, insomma di parlare di Bologna, di tante altre cose. Perché posso dare solamente un saluto al giornalista Stefano Biondi, che ieri è scomparso dopo una lunga malattia.
che io conoscevo molto bene e che Punto Radio, Rete 8 e tutta la famiglia insomma del building dove noi abbiamo trasmesso per tantissimi anni conoscevano bene, perché ero un ospite abbastanza frequente, nonché un grandissimo amico. Do un abbraccio alla Sabri, che è sua moglie, e ai due figli. Beh, insomma, in queste, oltre alla tristezza, è proprio vero che il detto delle persone migliori sono sempre le prime a lasciarci, ed è tristemente sempre confermato. È una roba. Anche noi, insomma, del gruppo 7 Gold siamo con la Sabrina. Grazie ancora, buona giornata a tutti e arrivederci a una prossima trasmissione della Vetrina delle Idee. Arrivederci. A tutti mille, buongiorno. La Vetrina delle Idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori, per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.